I 500 anni della Riforma Luterana sono stati al centro dell'incontro ecumenico organizzato ieri sera dalla parrocchia Maria Santissima di Portosalvo di Altarello e dedicato al documento congiunto tra la Santa Sede e la Chiesa Luterana. L'incontro si inserisce tra gli appuntamenti annuali ecumenici che la piccola comunità di Altarello, condivisa tra i comuni di Giarre e Riposto, da alcuni anni porta avanti. Presenti tra gli altri i rappresentanti della comunità anglicana, della comunità ortodosso romena e il vescovo di Acireale, Monsignor Antonino Raspanti. Per i 500 anni della riforma l'abbiamo fatto già altre volte insieme ai fratelli luterani, ma qui il parroco che ha preso una tradizione quasi annuale di fare incontri ecumenici, anche quest'anno, visto che c'è la ricorrenza, ha pensato, d'accordo con tutti, alcune delle confessioni, c'è quella luterana, c'è quella anglicana e quella ortodossa, ha voluto concordare non solo una preghiera comune attorno a un testo, il testo di Giovanni, la Vitae Tralci, ma anche alla fine una dichiarazione congiunta che è stata pattuita ovviamente nelle parole, diciamo, di tensione all'unità, di tutto ciò che ci può accomunare e dello sforzo che intendiamo fare per riconoscere una vera fratellanza, leale, reciproca. Ecco, questo, abbiamo presenti appunto queste alcune delle confessioni cristiane di cui abbiamo detto. Penso che sia ormai le persone qui si sono abituate, ed è un fatto anche culturale ormai diventato, oltre che strettamente religioso, nella zona. E padre Sostene, il parroco, è riuscito ad accreditarsi come uno che ama l'unità dei cristiani. In questo caso è tra fratelli cristiani, quindi non andiamo, qualche volta l'abbiamo fatto anche con fratelli musulmani, anche qui, questa volta è solo tra noi cristiani perché c'è l'evento di Lutero che noi vogliamo fraternamente, quindi sì, certamente sì. Naturalmente è utile e opportuno il grande rispetto reciproco e la grande lealtà tra le diverse confessioni, e questo stentatamente, ma si cerca di essere, sì, non sempre, a volte c'è qualche colpo di coda, ora qui, ora lì, ma in genere, soprattutto con chi veramente viene da fuori, per esempio il luterano è un bravo reverendo dalla Germania che è serio, insomma, anche colto, quindi davvero è una persona di valore.